tutti e bentornati sul mio canale. Oggi vi porto una piccola recensione di un accessorio sicuramente non indispensabile, ma diciamo così carino. Sto parlando di un generatore di suoni rilassanti con relativa luce soffusa da tenere in casa, magari sul comodino della camera da letto o dovunque vogliamo posizionarlo e perché no, magari anche trasportarlo, viste le dimensioni. Bene, ma prima di cominciare concedetemi di richiedervi il consueto supporto iscrivendovi al canale ed attivando la campanellina delle notifiche, in quanto mi aiutereste a tenere in piedi il canale stesso e quindi a portare sempre nuovi contenuti sulla piattaforma. Bene, detto questo, veniamo subito all'oggettino di oggi ed in particolar modo perché mai dovrei portare sul canale un accessorio che produce suoni e rumori rilassanti se oggigiorno con i nostri smartphone abbiamo a disposizione migliaia di applicazioni o funzioni per fare la stessa cosa se non di più? Bella domanda. In realtà io ho una mia risposta, altrimenti non starei facendo questo video. Infatti questo prodotto è già un po' che l'ho in casa e lo utilizzo essendo un appassionato di, diciamo così, musica zen e suoni rilassanti, ma non ci ho dato più di tanto peso fino a quando più di una persona mi ha chiesto consiglio proprio su cosa acquistare o come fare per creare questi, chiamiamoli così, rumori bianchi. Che sembra, come detto, una domanda banale, dato che la prima risposta immediata sarebbe quella di rispondere di scaricarsi un'applicazione sul telefono che adempisca questa cosa. Se non che la maggior parte delle persone che mi hanno posto questa domanda avevano l'esigenza proprio opposta, ovvero quella di avere un qualcosa di indipendente dallo smartphone, proprio per non tenerlo in uso e, diciamo così, sul posto. Qualche esempio? Beh, i bambini. Stanze da letto di bambini piccoli dove sicuramente lo smartphone non viene lasciato, magari tutta notte. Oppure ancora anziani o in generale quelle persone che non sanno neanche che cos'è un'applicazione o come si utilizzi, ma che preferiscono ancora il buon vecchio bottone offline da schiacciare. Oppure ancora attività, chi gestisce attività quali spa o simili che hanno l'esigenza di mantenere una certa musica di sottofondo per ore e ore senza ovviamente impegnare un telefono in loco. Ed ecco quindi che si scopre il motivo per cui sul mercato ci sono molti accessori che svolgono queste funzioni. E nella fattispecie quello che vedremo oggi è la macchina del rumore bianco di Roffi. Vi lascio qui sotto in descrizione il link se volete darci un'occhiata. Si tratta infatti di un dispositivo che è programmato per generare dei suoni bianchi predefiniti, per la precisione 30 di varie tipologie, adatto per un qualsiasi utilizzo di quelli precedentemente descritti. In modo particolare potremo riprodurre svariati suoni come ad esempio ventilatore, pioggia, temporali, foreste e suoni della natura, acqua e tutti i grandi classici, diciamo così, del mondo zen. In aggiunta a questo è disponibile una luce soffusa regolabile, adattissima anche ai bambini piccoli, che è possibile regolare tramite il comando touch soprastante. Bene, ma vediamo nel dettaglio il dispositivo. Stiamo parlando infatti di un accessorio tutto sommato molto compatto, dalle dimensioni di circa 12 cm x 12, alto solo 7 cm per un peso complessivo di soli 350 grammi. Dimensioni che rendono il device davvero compatto e portatile per un utilizzo anche mobile. Voi direte, come un utilizzo mobile? Sì, esatto, più mobile di così non si può. Infatti, in aggiunta alla sua estrema portabilità, troviamo anche, come vedete posteriormente, un'uscita jack per le cuffie, che ci permette eventualmente di usufruire dei suoni in solitaria, diciamo così, tramite le cuffie. Ovviamente il medesimo utilizzo può anche essere fatto, per esempio, in casa, durante una sessione di meditazione o concentrazione, senza disturbare chi abita con noi. E questa è una funzione davvero, davvero intelligente. Completano la dotazione funzionale del dispositivo una porta micro USB necessaria per la sua alimentazione, il cavo viene fornito dal costruttore, poi ovviamente complice l'esigua potenza del device potete alimentarlo tramite la USB con un computer, una presa o qualsiasi altro accessorio. Poi abbiamo un interruttore a tre posizioni che ci permette di settare un timer di spegnimento a 30 minuti, 60 minuti oppure un utilizzo continuativo, senza timer quindi. Sulla parte frontale invece troviamo il tasto accensione, i tasti del volume, un tasto per switchare tra le varie tipologie di suoni ed un ultimo tasto invece dedicato allo switch non tanto della tipologia di suoni, ma il trigger tra differenti suoni della stessa tipologia. Più difficile a spiegarsi che da capire e ve lo faccio vedere illustrandovi direttamente il funzionamento del nostro device. È sufficiente quindi collegare l'apparecchio ad una presa USB,
accenderlo tramite il relativo tasto accensione e da questo punto, come vedete, sulla parte superiore sono indicati i vari suoni con un simbolo e per cambiarne la tipologia sarà sufficiente schiacciare il primo tasto a sinistra con la freccettina, mentre una volta individuato il genere da noi gradito possiamo cambiare ulteriormente le sfumature tramite il secondo tasto con le frecce circolari. Molto semplice ed altrettanto efficace. Ovviamente con i relativi tasti possiamo anche abbassare ed alzare il volume. Tutto qua, un dispositivo molto semplice per una funzione altrettanto semplice. Direi a questo punto che la miglior cosa da fare è quello di farvelo vedere, o ancor meglio di ascoltare, per farvi rendere meglio conto di quello che ho descritto fino adesso. Bene, penso di avervi detto tutto, anche perché il dispositivo, come detto, è davvero semplice ed intuitivo. Passiamo alle considerazioni finali. I pregi ve li ho detti durante la descrizione, ovvero il design, la compattezza, la mobilità con jack audio e direi anche la qualità del suono. Cosa non mi è piaciuto invece? Il controllo del touch e della luminosità sopra, almeno nel mio prodotto, spesso si blocca e non riesco a controllarla come dovrebbe. Ed infine, all'accensione, il dispositivo si avvia con un volume davvero troppo alto e questo l'ho trovato molto fastidioso, non solo per me che utilizzerei il device, ma anche e soprattutto per chi è con me in casa. Ad esempio e soprattutto per un utilizzo notturno, come di fatto è molto probabile venga applicato questo accessorio. Infatti se volessi accendermi per addormentarmi un po' di musica rilassante senza cuffie, farei sicuramente saltare chi sta vicino a me. Infine, una piccola nota sul prezzo, in quanto il device al momento del video è disponibile a circa 30 euro, che non sono pochi a mio avviso per un dispositivo di questo tipo, però non so come è abbastanza in linea con il mercato, dato che prodotti simili più economici ballano in una forbice inferiore di massimo 10 euro. Quindi diciamo che al momento costa circa 10 euro in più della media di altri prodotti, che però al momento non ho testato. Come detto, se volete darci un'occhiata vi lascio il link qui sotto in descrizione. E per questa piccola review è tutto, fatemi sapere cosa ne pensate o se eventualmente già utilizzate in casa dispositivi di questo tipo. Io come sempre vi ringrazio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!